Ciao Vivians, eccoci ad una nuova puntata di Pazza Epoca Vittoriana. Questa volta parleremo della servitù. Nell'epoca vittoriana uno dei lavori più ambiti era quello di cameriere e cameriera nelle case dei benestanti. Per le donne era anche uno dei pochi lavori accettabili socialmente, come l'infermiera e l'istitutrice. Le donne appartenenti alle classi più povere, meno istruite ed educate, generalmente finivano a lavorare nelle fabbriche o nelle miniere, dove venivano pagate molto meno dei colleghi uomini, che già percepivano uno stipendio misero. Le donne inoltre erano considerate inadatte al lavoro in fabbrica, quindi assunte come seconda scelta. Oltretutto, la fabbrica era considerata un ambiente promiscuo, quindi una donna operaia faceva un lavoro alquanto disdicevole per la morale dell'epoca. Si conta che nell'Ottocento almeno il 13% delle donne inglesi era a servizio presso qualche famiglia. L'età media in cui una ragazza cominciava a prendere servizio come cameriera semplice era 12-13 anni, ma in alcuni casi venivano assunte anche bambine di 8-9 anni. In Inghilterra nel 1871 circa il 20% di tutte le cameriere aveva un'età inferiore ai 15 anni e di queste 710 erano più piccole di 10 anni. Si preferiva assumere una cameriera molto giovane perché era più facile educarla quando era ancora malleabile e non aveva già formato un suo carattere. Il primo impiego di solito era presso una famiglia vicino alla casa paterna. Poco per volta, con l'esperienza, le ragazze cercavano lavoro sempre più distante, con salari e contratti migliori. Finivano con l'allontanarsi sempre più da casa e vi facevano ritorno solo pochissime volte l'anno, durante le feste. Andare a servizio, come si diceva allora, era considerato un lavoro di un certo prestigio. Significava servire persone di elevato rango sociale, saper comportarsi, mantenere un certo decoro personale e ai livelli più alti comportava la capacità di organizzare l'andamento della casa e gestire fino a 40 cameriere. I padroni solitamente tenevano conto delle esigenze della servitù. I più magnanimi concedevano ai dipendenti serate di festa o mettevano a disposizione un pianoforte per loro. Era usanza inoltre che i signori consentissero alla propria servitù di consumare bevande alcoliche come birra e gin. Insieme allo zucchero potevano essere comprese nella paga, altrimenti veniva aggiunta una somma specifica perché potessero procurarsi questi generi extra. Nell'accordo erano previsti anche vitto e alloggio. All'inizio dell'Ottocento la servitù dormiva in cucina, oppure nei sottoscala. Fu solo successivamente, e per le famiglie più abbienti, che furono costruiti appositi dormitori per la servitù. Alcune famiglie potevano anche permettersi di avere dormitori separati per gli uomini e le donne, per decoro e per privacy. Gli orari di lavoro erano molto pesanti, si aggiravano intorno alle 15 ore al giorno, ma potevano arrivare fino a 17 ore. La cameriera si alzava prima dell'alba, intorno alle 5-5:30 del mattino, e per prima cosa preparava la casa per il risveglio dei padroni. Bisognava preparare in anticipo la colazione, fare il giro dei camini per accenderli e controllare che ogni cosa fosse perfettamente in ordine. Oltretutto, una volta che i signori si fossero svegliati, le cameriere sarebbero state distratte dalle loro continue richieste e dai vari inchini e saluti ogni volta che li incontravano per i corridoi. Alle 22:30 la governante o la capocameriera iniziava il giro delle stanze, controllando che tutte le cameriere fossero nel letto e spegneva tutti i lumi ancora accesi. I domestici avevano un giorno libero a settimana, durante il quale potevano allontanarsi dall'abitazione padronale. Le ragazze andavano a passeggio nel centro abitato più vicino, facendo acquisti con le colleghe o le amiche. In alcune occasioni i servi potevano rinunciare al loro giorno libero e accumularne un certo quantitativo per fare un breve periodo di vacanza, durante il quale potevano recarsi in visita alla famiglia. La servitù inoltre risparmiava per acquistare i biglietti del treno o della diligenza per tornare a casa, ma anche per fare acquisti personali. Solitamente le ragazze compravano stoffe, pizzi e caramelle di zucchero, gli uomini calzini, fazzoletti e liquori. Il numero di impiegati era variabile a seconda delle esigenze della famiglia e di quello che poteva permettersi. Si andava da una cameriera tuttofare per la borghesia media fino ad alcune decine di servitori per le famiglie nobili o molto ricche. Nelle case dei più ricchi, oltre alle faccende quotidiane, bisognava mantenere in ordine e in buono stato l'enorme quantità di mobili, suppellettili, argenterie, quadri, tessuti e porcellane. Quindi serviva molto personale, che poteva essere aumentato nel caso in cui si ricevessero ospiti.
la servitù nelle grandi case era perfettamente organizzata. Ciascuno aveva ruoli e mansioni specifiche e una gerarchia da rispettare. C'era anche la possibilità di fare carriera nel tempo e passare a ruoli più prestigiosi. Ruoli e livelli di servizio. I servitori di basso rango erano il footman o cameriere, la cameriera da camera o domestica, l'assistente di cucina, le domestiche di retrocucina e di lavanderia, anche dette sguattere, e il tuttofare. La sguattera. Solitamente le ragazze iniziavano a lavorare come sguattere, ovvero come domestiche di retrocucina o lavanderia. Era il livello più basso nella gerarchia della servitù e svolgevano i compiti più pesanti. Si alzavano di notte prima di tutti per accendere i fuochi nelle cucine, fuoco che avrebbero dovuto mantenere vivo durante la giornata. Lavavano i piatti e andavano a prendere l'acqua al pozzo. Si occupavano della manutenzione delle pentole e delle stoviglie, pulivano la cucina, nutrivano gli animali da cortile, svuotavano i pitali della servitù e servivano il personale durante i pasti. Erano le serve della servitù. Le potevi riconoscere dalle mani rovinate dalle sostanze corrosive dei detersivi dell'epoca, come la lisciva. La ragazza di cucina. Un gradino sopra la sguattera c'era la ragazza di cucina. Lavorava direttamente sotto la cuoca, era la sua assistente, e se era brava poteva avanzare di livello e sostituire la cuoca in caso si fosse ritirata. La ragazza di cucina svolgeva tutti i lavoretti di cucina più noiosi e di routine che servivano da aiuto alla cuoca. Mescolava le zuppe e i minestroni, pestava la carne, pelava e sminuzzava le verdure, riempiva i piatti, controllava che il cibo sui fuochi non bruciasse, spennava il pollame e anche lei poteva accendere il fuoco. La cameriera. Il personale femminile più abbondante era quello adibito ai lavori domestici e alle pulizie delle camere, un lavoro di medio livello. I compiti della cameriera variavano molto a seconda della casa dove lavorava. In una casa di grosse dimensioni, la cameriera semplice sottostava agli ordini della governante e si occupava di spolverare, lucidare, trasportare la legna e il carbone, tenere vivi i fuochi della casa, portare l'acqua calda per il bagno e pulire le stanze. Avevano anche il compito di aprire le tende alla mattina, arieggiare le stanze, cambiare le lenzuola, svuotare i pitali e lavare i pavimenti. Le cameriere venivano suddivise in due livelli. Quelle più alte venivano in diretto contatto con padroni e ospiti, entrando nelle camere, mentre quelle di livello inferiore avevano le mansioni più pesanti, che non necessitavano interazioni coi padroni, come ad esempio il trasporto del carbone e dell'acqua. In una casa della borghesia meno abbiente, la cameriera poteva assumere il ruolo di tuttofare. Non essendovi molti domestici, come nelle grandi magioni, la cameriera assolveva i più svariati compiti. Puliva, rammendava, assisteva i padroni di casa, portava i bambini a scuola e cucinava se non vi era una cuoca. Il cameriere o footman. Il footman, ossia l'uomo che cammina, anticamente era una sorta di apripista. Precedeva la carrozza a piedi per aprire la strada, controllava la sicurezza del percorso, faceva luce o annunciava l'arrivo della persona importante. Col tempo e l'aumento della sicurezza delle strade, il footman o lacchè diventò un servo domestico, al di sotto del maggiordomo in vari gradi. Poteva esserci un primo footman, un secondo, eccetera. Oltre ad alcuni suoi classici compiti, come accompagnare fuori i padroni a fare acquisti e commissioni, si aggiunsero il servizio a tavola e l'apertura e chiusura delle porte. Inoltre, proteggeva la casa e i padroni e buttava fuori gli ospiti che si comportavano male. Divenne così un cameriere / buttafuori. Solo le famiglie più importanti avevano un footman, dato che erano le uniche che potevano permettersi un servo diverso per ogni ruolo. Venivano assunti per questo lavoro uomini il più possibile belli e prestanti, visto che dovevano stare a contatto con ospiti, persone esterne e provvedere all'allontanamento degli attaccabriga. La tuttofare. Quando le case erano piccole e le famiglie non abbastanza abbienti, assumevano una sola domestica tuttofare, che lavorava dalle 6 del mattino alle 11 di sera per pochi scellini. Si occupava un po' di tutto, dalla gestione della cucina ai lavori domestici, dalle riparazioni sartoriali al bucato. Era tutto sulle sue spalle ed era aiutata dalla padrona per le faccende meno pesanti. All'epoca i 3/5 di tutte le domestiche erano tuttofare.
Nel prossimo video parleremo dei ruoli più importanti della servitù, delle regole che il personale doveva rispettare e molto altro ancora. Intanto, se volete sostenermi, potete lasciare un mi piace, un commento e condividere il video dove volete. Alla prossima! Ciao!